Mi associo alle parole dell'assessore Godio e in un momento di festa come quello di oggi nel mio ringraziamento a tutti i presenti e all'autorità, in particolare a due persone che sono qui vicine, le sue eccellenze il prefetto Meglio e l'assessore regionale Paolo Sonino che ci aveva già fatto visita altre volte, e ringraziamo perché peregrinare sul territorio di Montese è importantissimo in questo momento, in un momento di difficoltà economiche come quelle che stiamo vivendo. Infine mi associo con l'assessore Godio sulla condivisione di quest'opera con l'amministrazione precedente, con il presidente Vedovato, che ringrazio tantissimo, e stamattina ci siamo sentiti della sua presenza. Detto questo, dobbiamo fare dare alcune indicazioni che l'inaugurazione di oggi non è casuale rispetto a una filosofia che l'amministrazione provinciale sta perseguendo, la filosofia della costruzione della tangenziale della cosiddetta Valsesia. Noi abbiamo fatto un'opera di variante rispetto all'appalto che era di Dinere quando noi siamo arrivati della Fabrione Fara, legando appunto l'inizio della tangenziale alla cittadina di Priona, per poi proseguire oltre Fara con i futuri finanziamenti, contiamo di superare anche Fizzano per poi collegarsi all'8-1, che sarà il lotto successivo a quello realizzato in questo momento e inaugurato oggi, per far sì che ci sia questa fruizione, perché è una strada importantissima questa ai fini del, sicuramente come è stato detto precedentemente, sia dal punto di vista turistico, quindi con la fruizione del fine settimana piuttosto che durante i periodi di vacanza, rispetto invece al rilancio industriale di questa zona, che è anche una zona protetta dai fini dei contributi, perché questa è una zona che ha possibilità di investimenti con un aiuto finanziario da parte della regione comunale. Questo è un elemento fondamentale, noi contiamo molto su questa dorsale che lega la provincia di Novara alla provincia di Vercelli, lo dico in battuta, noi eravamo pronti anche nell'accorpamento delle province per portare via questa parte della provincia di Vercelli, poi dopo lo Stato ci ha detto che non era possibile, ma noi avevamo già mandato il nostro segnale positivo in questo senso, perché ci sono tanti amici anche nella provincia di Vercelli con cui c'è questo tipo collaborazione che prosegue anche in futuro. Questa filosofia, che è una filosofia che dovrà poi legarsi, perché questa è una strada che passando dal Borgo Manerese si lega con la Lonese e quindi con il Malpensa, quindi noi siamo a